Attenzione, voglio partire subito con uno scoop. Ai 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 ai. Lo faccio subito, lo faccio adesso? Lo faccio subito? Lo faccio tra un po'. Attenzione, brava, trema Roberta Morise, trema. Intanto hashtag la volta buona. Prima di cominciare con il nostro jukebox, dicevo che ci sono tante novità nella vita di Roberta. E ci sono due persone. Ci sono due persone che quando l'hanno saputo ho detto adesso come facciamo? Due amici, colleghi. Colleghi sicuro, amici, guardatene bene. Ciao Caterina, ti mando questo messaggio perché è da un po' che sono triste. Sai che io e Roby siamo amici, siamo compagni di viaggio, siamo fratello e sorella. Ma qualcosa si è rotto. Non è più la stessa. Non è più l'unica e inimitabile zitella d'Italia. E so anche di chi è la colpa. Ma quale colpa, è tutto merito, ragazzi. Allora, niente, eravamo in viaggio. Eravamo in uno dei ristoranti di Enrico e io stavo ovviamente taggando Enrico nelle foto dei piatti fantastici che stavamo assaggiando. Ho taggato anche Robby. Lui vedendolo avrà pensato, che bel bocconcino questa ragazza. Niente, io avevo pensato di nutrirla facendole mangiare cose buone e lei invece ha scelto di nutrirsi d'amore. Bellissima questa storia, sono super felice. Ciao Robby, ti voglio bene. Ciao Caterina. Ciao ragazzi! Tinto e Monica, amici colleghi di Roberta Morise, e hanno spoilerato il nuovo amore di Roberta. Sì. Già che uno che fa il cuoco, lo chef, ragazzi, già ti sei sistemata a vita. Ma dici bene, proprio. Mamma mia, è il sogno di tutte. È il sogno di tutte. Ma sai che io ancora non ci credo? Non cucino più, anzi non faccio proprio più niente. Oh, viva Enrico, Enrico Bartolini. Un super chef stellato, cioè. E anche un super figo, cioè è bellissimo. Questo ragazzo Enrico, cosa succede? Tu vai a Dubai in vacanza con le tue amiche e vai in questo ristorante. Sì, ma su invito di Monica, perché io devo dire la verità, adesso non ti offendere Enrico, però io non lo conoscevo così bene Enrico. Faceva figo. Cioè tu sei rimasta a Bissani? Sì, ecco. Vabbè, più o meno sì, d'altronde ognuno ha quel che si merita. E Bissani è un gran gnocco pure lui, Bissani. E, andiamo a Dubai per fare qualche giorno di vacanza con le amiche e Monica, che è la donna. E stavi anche con Rossella, con la mia amica Catapano, con tutte. Sì, eravamo tutte insieme. Certo, lo so. Perché... altro che vacanza tra amiche, è finita diversamente. E Monica dice, andiamo a trovare questo mio amico Enrico Bartolini. E tu andiamo. Lui non c'era, non era lì al ristorante, però mi dice, magari se metti una foto, anzi condividi la mia. Ok, da quel momento lui gentilmente ha risposto alla storia dicendo che pensiero gentile. Vedete che avuto, i social, Roberta, in realtà, se usati bene, i social funzionano? Sì. Quindi tu hai taggato lui, lui risponde, lui ti ringrazia, lui fa, tu ritagghi, ritagghi. Niente, è iniziato tutto lì. Sì. Non con ci un siamo tag. Mai più lasciati. Con sì. un tag? Sì, sì. E il primo appuntamento in un ristorante? Il primo appuntamento, no, in realtà io ero in vacanza subito dopo camper a Castiglione della Pescaia con una delle mie più care amiche, sempre con le amiche. Vabbè, se uno è single, con chi single. Vuoi stare? Cioè, con mamma. Appunto. Cioè. E anche lì lui ha riscritto, dice, ma finalmente riusciamo a fare una cena? Sì, ma sto con la mia amica. Andiamo tutti insieme. Tu insomma. Ti sei presentato con l'amica. Sì. Bene. Però lì è cambiato tutto, perché io appena l'ho visto è colpo di fulmine. Sì. Oddio, ti stai commuovendo. No, sì, ultimamente sì, succede spesso. Sai che l'ho guardato e ho detto, è lui. E non pensavo potesse essere possibile, perché è la bontà fatta persona. È l'uomo che ho sempre aspettato, Daniele, un giuro. Sottofondo musicale degno, grazie. È vero. È l'uomo che ho sempre aspettato. Cioè, non pensavo potesse esistere proprio la perfezione. Mi prego, bianco. Bellissimo questo brano, grazie Daniele. È accogliente, è dolce, è premuroso. È lui, sì. Visto che ci sono riuscita a morire. Ma io non avevo dubbi. Sei tu che avevi dei dubbi. Io tanti, tanti. Pensavi ero di non trovare più la persona giusta? Dopo quel tradimento che ti ha fatto male? Sì, sì. Avevo smesso di crederci definitivamente. Sono stata per tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità.
ferendomi anche tante volte. E ogni volta perché mi sentivo dire essere più felice, no, scusa Roberta. Perché mi sentivo estremamente tradita in tutto quello che è la mia vera essenza. Io credo di essere proprio una brava persona. Quando ti tradisce un uomo è come se tutti ti tradissero. Sì, sì. E ti ripeto, sono rimasta veramente in disparte rispetto a quello che può essere tutte le gioie della vita. Ero spenta. Cosa sai che ti faceva più male? L'idea di non essere amata. Sì, sì, sì. Vedi una bella ragazza con un bel lavoro, fa la conduttrice, ha una voce bellissima, una sorella che l'ama, anche la sua mamma. Sì, una bellissima famiglia, sana. E poi invece arrivo a una persona che ti fa del male e tu ti spegni. Sì, non mi riconosceva più nessuno, sì. E devo dire che sono stata molto fortunata ad avere delle persone che tu hai definito giustamente colleghi, perché sono nati come colleghi, ma in realtà poi si sono trasformati nelle mie colonne portanti. Tinto è uno fra tutti, è stata la mia spalla, è stato il mio sostegno ed è stato, ecco, mi commuovo tanto su Tinto perché è stato la mia roccia, nel momento più difficile c'era lui, c'è sempre stato, sì. Sì, per fortuna arriva Enrico e finite su tutti i giornali. Cioè Enrico Bartolini, super chef, li trovo sui giornali con Roberta, che va benissimo perché è la sua fidanzata, ma mai avuto. Poi lui dice, io non sono abituato, ma che cos'è tutta questa roba? Cos'è tutta questa roba, dice Enrico Bartolini. Adesso ti darò uno scoop su di lui, eh. Enrico Bartolini con Roberta Morisi ho ritrovato l'amore, perché poi a un certo punto lo chiamano lo chef super stellato, perché lui ha tanti ristoranti, ogni ristorante prende le stelle, quindi in totale ha 12 stelle Michelin, che sono veramente una roba pazzesca. Al momento probabilmente è tra gli chef più importanti al mondo, e arrivano tutti questi giornali, me li rimetti Gino, perché lui, gli fanno le domande su di te a quel punto, e allora lui dice, nessuno pensava, lo dice lui, non lo dice Roberta, perché parla prima lui in tutto questo. Sudando. Nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. E dice lui sempre, sono di nuovo innamorato. E poi sempre lui dice, con Roberta Morise mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. Sì. Ma l'anello te l'ha dato? No. Cioè, Enrico, tutto questo? Cioè. No. 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 Aspettiamo a fare le cose in grande. È in grande, aspettiamo così. Stupendo, stupendo questa cosa. Comunque, io Enrico Bartolini lo conosco, ma lui me non... la passi una cartellina di quello? Sì, vai, vai, vai. Mi sta prendendo. Enrico Bartolino, rimettetemi la foto di Enrico, di questo bel ragazzo, di questo chef. Lo conosco, ma lui non conosce me. Nel senso... facevo una trasmissione, sì. Detto fatto, e io vado al suo ristorante stellato. A Milano? A Milano con una mia amica e mio marito. Mm. Mangio lì e dico, posso parlare con lo chef? Parlo con lo chef e gli dico, tu sei pazzesco, devi fare televisione. E lui mi dice, ma se io vengo a fare televisione, poi al ristorante chi c'è? Perché lui è sempre lì. Lui è sempre lì. Sì. E mi dice di no. Alla fine Enrico, vedi, sui giornali ci sei finito con Roberta. E vedi? Mi dispiace. Ma lo sapevi? No, ma ha raccontato ha raccontato qualcosa. Simile, sì. Sì. Comunque, quindi niente, Enrico gli fanno questa domanda. Allora a quel punto ho detto, ragazzi, ci riproviamo. Magari mi dirà di sì questa volta, verrà in trasmissione, farà un videomessaggio. Secondo me ce l'ha con me con Enrico. Glielo chiederò. No, mi ha risposto. Ah, sì? Non l'ho fatto proprio in prima persona. Cara Caterina, mi risponde. Lo vuoi leggere tu? Prego. No, prego. No, io sono emozionata oggi. No, ma lì, leggi lì, guarda. Ah. Cara Caterina, sono lusingato per l'interesse, è proprio lui, è per l'invito, essendo preciso, essendo un momento professionale di Roberta, desidero lasciare, e poi per Enrico, lasciarle lo spazio che merita e attenderla con amore a casa quando avrà finito. Un caro saluto, Enrico. Fa pure rima, bravo. È lui. Stupendo. Sì. Sa essere anche questo, Enrico, sì. Grazie. Prego, Enrico.
E allora adesso divertiamoci con le canzoni della tua vita, sì. E quindi cominciamo con il nostro jukebox, mettiamo la monetina. È capito, e vediamo dove ci fermiamo, visto che Roberta ha una voce bellissima, magari è la volta buona che canta qui in diretta. Aia. Vai! Allora, jukebox, ci fermiamo a Serenata. Aridaglie! La Serenata, ragazzi? E qual è la Serenata? Lui non la fa a te perché ti cucinerà tu a lui a questo punto. Canti? A lui? Sì. Devo dire, lui non lo sapeva, vedi, non sapeva questa mia passione. Ed eravamo un giorno in macchina, la prima volta, e io ho cominciato a cantare una canzone che quest'estate è andata per la maggiore, molto bella. Italo Disco? No, di Angelina Mango. Ah, vabbè. Ci pensiamo domani. Io innamorata di questo brano, quindi ogni volta che passava per radio cominciavo ad alzare, io poi ovviamente cantavo come una matta, mi giro verso Enrico, ma seria, ti piace questa canzone? Era in lacrime, si era commosso, mi dice, ma tu hai questa voce? E me lo dici così, non me lo dici, anzi. Perché non guarda la televisione, sì, per fortuna. In televisione cantare, Enrico, Dario, dammi il microfono. Per fortuna, così. Grazie, Dario, applausi a Dario che c'è sempre. Che ti lasciano il segno. E lo so quanto vale un errore. Quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che mi stressa. Non la voglio quando torno in città. Tanto non mi importa, ma male che vada. Ci pensiamo domani. Se nasce un problema, poi scivola via, via, come una macchina sulla strada del sole. Bella, bella. Vedi Enrico, se venivi potevamo cantare insieme, anche intonato, quindi stupendo. Rimettiamo la monetina al nostro jukebox. Da Serenata arriviamo a... Ci fermiamo ai migliori anni. Bello. E tu l'hai fatto anche i migliori anni, scusami. Sì, è il programma che lì fermo tra i miei ricordi più belli. Sì, 3 anni dei migliori anni è in assoluto il programma che mi ha regalato più emozioni, soprattutto in un momento dove ho pensato per un attimo, beh, io posso pure fermarmi. Tutti quelli che erano i miei sogni li ho realizzati proprio in quell'anno lì. Dai, troppo presto, Roberta. Credimi che c'è stata una cosa veramente bella in quel periodo, cioè la possibilità da appassionata di musica di poter cantare col più grande, per me quello, il cantante che ho sempre sognato e ascoltato nel tempo, Lucio Dalla. Ecco, lì ho pensato, ok, mi prego. Casa mia, quando nelle notti più buie dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tu, tanto sai che quassù, male che ti vada, tutta me se ti andrà. Gli amori sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu. Grazie, bellissimo. Che mi state vedendo? Perché mi state facendo questo? Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento,
un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te. Oddio, che carini! Una bellissima famiglia, col tuo papà che ti guarda dall'alto, che guarda dall'alto te, tua sorella che è diventata di nuovo mamma. Sì. E tua sorella oggi ha qualcosa da dirti. Oh, amore. Ciao Robby, cercherò di essere brevissima in questo saluto, anche se la cosa non mi viene facilissima, sai quanto parlo. Ma ci tenevo, anzi ci tenevamo insieme a mamma, a ringraziarti per tutte le belle emozioni che ci regali e soprattutto a dirti quanto siamo orgogliosi di te. Continua così, un abbraccio, ciao Robby. Grazie. Che ti ha resa zia due volte. Sì, è arrivato Mimì. Finalmente è arrivato Mimì, l'aspettavamo tantissimo, è stupendo, siamo tutti molto felici. Mimì come il tuo papà. Sì, come il mio papà. Io mi emoziono sempre, Caterina, ogni volta con te così. Niente, colpa mia. Oh, grazie. Senti, lo sai che adesso che stai con Enrico diranno, ma diventi mamma? Ma ci stai pensando? Sì, forse buono. No, chissà, nel senso, prima o poi. Non dico più niente perché tutto potrebbe, in questo momento sono troppo emozionata, potrei far danni. Chissà, vedremo. Ci sono lavori in corso? No, non so. Allora, stasera se... non mi fa tornare a casa, sappiate, rimango qui. Stasera puoi anche venire grazie, a casa mia. Grazie, Enrico, non ti preoccupare, non ti preoccupare, grazie. Perché Roberta ha una casa questa grazie. Sera. E allora, se ci sono lavori in corso, sarà anche grazie o colpa del programma che stai per condurre. Sì. Perché, insomma, condurre Linea Verde Discovery vuol dire anche stare tanto in giro in Italia. Quindi poi bisogna beccare anche i giorni giusti. Giorni giusti. Penso che giro ho fatto! Non pensavo di dirlo! Scusa. L'hai detto! No, perché... È stato proprio così, ho quasi finito, quindi... Quindi sarò finalmente a casa, non c'è pericolo. Basta ragazzi, mi mandate l'anticipazione del programma. Mandiamo una clip. No, di Discovery Linea Verde, scusa. Così respiro. Promozione di rete, ecco. Appia, apertura, puntata, due camere, ciao. Gandolfo si specchia nelle acque del lago di Albano, un luogo ideale ovviamente per fare delle attività all'aria aperta, ma soprattutto un vero e proprio paradiso per gli amanti della pesca sportiva. Wow! Da gennaio, prima di Linea Verde, la domenica mattina ci sarà Roberta Morise e nel frattempo però continueremo a seguire a distanza questa nuova storia d'amore, visto che Tinto è affranto perché non ha più vicino a lui durante il programma Camper la zitella d'Italia e con l'occasione Fabrizio D'Alessio ha pensato qualcosa per te. Okay. È partito da un film americano. Sì, sono partito da una commedia d'amore bellissima con sì. Jennifer Lopez che trova l'amore in questo hotel a 5 stelle, lei lavorava lì. E il meme è quando la Lopez ha un amore a 5 stelle, ma tu la batti con 12 a casa. È bellissimo. Allora chiediamo a Rita.
pizza, che è stato anche il tuo regista. Luigi. Allora, Luigi, per favore, il meme accanto alla, alla faccia di Roberta Morise, perché in questo momento qualche collega di Bartolini sicuramente manderà uno screenshot e dirà: bene, non perdere una stella, sennò va rifatto il meme dalla Balivo. Grazie. Ciao, Luigi.